Buonasera, ben trovati a Ultima TG. Apriamo andando subito in diretta dalla zona del cimitero di Catania, perché quelle che vi mostriamo sono le immagini di quello che resta dell'incendio che è avvenuto nel pomeriggio nella zona del cimitero di Catania. Una vasta area coinvolta da incendi di vegetazioni e sterpaglie tra via Divino Amore, via Fossa Creta, via Zaccaa e via Palestina. Un canneto, sterpaglie, erba secca è quello, e questo quello che ha bruciato tra via Calliope e anche via Fossa della Creta, in un terreno incolto a breve distanza proprio dal cimitero di Catania in via Acquicella. Il rogo era partito questa mattina ma era stato domato dai vigili del fuoco, che vedete ancora all'opera, ma ha ripreso nel pomeriggio quando è stata inviata sul posto una squadra dei vigili del fuoco provenienti da Enna. Gli equipaggi catanesi, come confermo dal comando provinciale di via Cesare Beccaria, sono tutti impegnati anche in altri interventi nel territorio della provincia di Catania, perché tutta la Sicilia è stata coinvolta anche dai incendi, anche tutta la provincia. In questo momento lungo la Catania Gela, all'altezza di Siconella, un grosso rogo sta causando problemi agli automobilisti con lunghe code. Le fiamme si sono sviluppate in entrambi i lati della carreggiata e stanno lambendo la strada. Come vedete qui invece vicino il cimitero di Catania, ancora i soccorritori al lavoro, squadre dei vigili del fuoco provenienti da Enna stanno cercando di domare questo incendio che, come detto, si è propagato questa mattina, a iniziato proprio questa mattina da questo terreno incolto pieno di sterpaglie proprio vicino al cimitero, lo ripetiamo, tra la via Calliope e la via Fossa della Creta, in un terreno incolto a breve distanza dal cimitero di via Acquicella. Era stato domato dai vigili del fuoco e poi invece ha ripreso nel pomeriggio, quindi il distaccamento dei vigili del fuoco di Enna è prontamente intervenuto e, come vedete, è ancora sul posto, come vi testimoniamo dalle immagini del nostro operatore di ripresa Federica Alecci. Sono ancora all'opera. Magari tra poco ci ricollegheremo di nuovo con il cimitero di Catania. Intanto andiamo avanti e continuiamo con la cronaca. Parliamo di pubblici servizi, appalti truccati. Sono stati condannati l'ex presidente Adolfo Maria Messina e il suo consulente Alfio Trombetta. Sentiamo. 6 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex presidente della Pubblici Servizi di Catania, Adolfo Maria Messina, e 5 anni e 6 mesi per il consulente della società partecipata dell'ex provincia, Alfio Massimo Trombetta. Questa è la decisione del CUP Simona Ragazzi. Il procedimento per una presunta truffa emersa durante l'inchiesta che ha portato all'operazione Cerchio Magico della Guardia di Finanza è stato celebrato con il rito abbreviato. Secondo l'accusa, dalle indagini sarebbe emerso quello che per le Fiamme Gialle è un collaudato sistema corruttivo orchestrato dall'ex presidente della Pubblici Servizi Messina e dal suo stretto collaboratore Trombetta, che indirizzavano l'affidamento di lavori e servizi a imprese traendone svariate utilità. L'aggiudicazione degli appalti, sostiene la Procura di Catania, è avvenuta in violazione della normativa di evidenza pubblica rappresentata dal Codice degli Appalti. Il difensore di Adolfo Messina, l'avvocato Pietro Ivan Maravigna, si dice deluso ma non certo sorpreso dalla sentenza. La delusione diviene però più grande per la mancata valorizzazione del contributo informativo dato dal Messina in relazione alla posizione di altri soggetti non ancora coinvolti nelle indagini. Tali dichiarazioni, depositate in modalità integralmente omissata, sottolinea il penalista, non sono state ovviamente in tal modo valutabili dal giudice ed hanno portato ad una esagerata determinazione della pena. Rimango fiducioso, conclude l'avvocato Maravigna, che il giudizio di appello, cessato in clamore iniziale, ricondurrà la vicenda sui binari della corretta interpretazione giuridica.
Adesso parliamo dell'ordinanza numero 89 del 4 luglio scorso emanata dal sindaco Salvo Pugliese che ha fatto molto discutere l'opinione pubblica. Oggi 27 associazioni chiedono la revoca di questa ordinanza che tra l'altro vieta il bivacco nelle zone del centro storico. L'iniziativa è stata presentata da Libera, Coop ed Emergency. Sentiamo. 27 associazioni cittadine chiedono al sindaco di Catania, Salvo Pugliese, la revoca dell'ordinanza 89 del 4 luglio scorso, che prevede tra l'altro il divieto di bivacco nelle aree del centro cittadino. Viviamo in un oscuro periodo, sottolineano Libera, Coop ed Emergency, caratterizzato da linguaggi di odio e da atti apertamente razzisti. L'ordinanza si inserisce in questo clima di intolleranza contro le donne, gli uomini italiani e stranieri. Catania è una città che negli ultimi anni ha visto aggravarsi le situazioni di povertà assoluta con la crescita del disagio sociale ed economico. I problemi di Catania che riguardano la pubblica sicurezza e il decoro urbano non dipendono dai senza fissa dimora né tantomeno dalle persone che si intrattengono in quelli che sono gli spazi pubblici. Comprendiamo le ragioni ad esempio degli esercenti, dei pubblici esercenti, capiamo tutto perfettamente, però non è questo lo strumento per affrontare i disagi sociali che sono presenti nella nostra città, che non sono di emergenza, perché il problema dei senza fissa dimora o di persone che giornalmente, date le loro condizioni economiche, ma in generale diciamo sociali, perdono il diritto ad avere una casa, ad avere una dimora insieme alla loro famiglia, come dire, è un crescendo che non fa parte solo di adesso, dell'emergenza di adesso, è una cosa che ormai purtroppo è da decenni sostanzialmente che è così, e non si è ancora trovata una reale soluzione che sia anche efficace a risolvere il problema diciamo alla base, quindi capiamo, come dire, capiamo le motivazioni che possono esserci alla base, come quella di un arrivo diciamo di un flusso turistico in crescendo a Catania, sicuramente ci fa piacere, ma sono altri servizi turistici che vengono a mancare invece in questo frangente e non un problema di decoro urbano. Il decoro urbano si affronta in altre maniere, con altri strumenti, sicuramente non con un'ordinanza che vieta e criminalizza un disagio sociale e non con l'utilizzo di un linguaggio che è assolutamente poco adatto ad affrontare problemi, come dire, dietro i senza fissa dimora c'è un mondo. Non si tratta di un'invasione, lo avete ribadito più volte e continuerete a dirlo. Sì, l'invasione tecnicamente è l'entrata di un paese, in un territorio sovrano da parte di un esercito. L'invasione è una estremizzazione che serve sostanzialmente per giustificare il tono duro, il tono cattivo, l'odio. In questi anni abbiamo visto trasformarsi un movimento di solidarietà e di indignazione per i morti, per i giovani, per i bambini e quant'altro in una campagna d'odio nei confronti del migrante, ma nei confronti dell'ONG, nei confronti del volontario, che sia esso laico o cattolico, poco importa. Perché sostanzialmente sono stati lasciati i paesi soli nell'affrontare i flussi migratori. Il sindaco Pugliese intanto conferma al nostro microfono l'efficacia del documento a tutela del decoro urbano. Sentiamo. Un'ordinanza che pone come prioritario il tema della legalità, della sicurezza, del decoro urbano, soprattutto all'interno del centro storico, all'interno di un contesto architettonico di inestimabile valore col barocco riconosciuto dall'UNESCO. Credo che sia assolutamente doveroso farlo, contemperando anche le esigenze solidaristiche nei confronti di chi vive condizioni di particolare disagio. È quello che abbiamo fatto qualche giorno fa, laddove abbiamo preannunziato la destinazione di 6 immobili confiscati alla mafia per i senza fissa dimora. È giusto essere solidali nei confronti di chi vive alcune problematiche, ma è altrettanto giusto ripristinare un sistema di regole condivise e rispettate nella nostra città, anche e soprattutto all'interno del centro storico. L'anarchia che si è percepita in questi ultimi anni deve essere assolutamente superata, quell'ordinanza risponde a queste esigenze, al di là delle polemiche strumentali che qualcuno ha fatto, perché è opportuno ribadire che grazie ad un intervento legislativo nazionale messo in campo da Minniti, i sindaci possono, se lo ritengono opportuno, attuare questa ordinanza, all'interno delle quali bisogna necessariamente individuare una sanzione amministrativa pecuniaria. È l'unico strumento che potevamo applicare per permettere ai vigili urbani, ma anche alle altre forze di polizia, tant'è che io
ho posto questo tema all'attenzione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dinanzi al Comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, al Questore, al Prefetto, tutte le forze dell'ordine, grazie a questa ordinanza, possono essere conseguenziali. Restiamo in argomento, ma ci spostiamo a Taormina, dove il sindaco Mario Bolognari ha dato il via all'operazione decoro del centro storico e ha vietato l'organizzazione di spettacoli e sfilate lungo le vie principali. Noi l'abbiamo sentito, sentiamo cosa ha detto. Una circolare interna che io ho inviato a tutti i capi area, compreso naturalmente il comandante della polizia locale, nella quale lamentavo l'esistenza di autorizzazioni rilasciate per attività che ritengo incompatibili con il decoro del centro storico di Taormina e che comunque possono creare anche situazioni di pericolo riguardo alla sicurezza, e che invitavo a non rilasciare più autorizzazioni. Ma nello stesso tempo invitavo i capi area ad avviare le procedure di revoca delle autorizzazioni già rilasciate. In sostanza mi riferivo a coloro i quali suonano, ballano, fanno sfilate, costruiscono barriere, impedimenti, transenne, palchi nel centro storico di Taormina per realizzare delle attività sulle quali io naturalmente non faccio nessun commento circa la qualità e il decoro, ma circa l'opportunità di farle convivere con bar, ristoranti ed altre attività che già sono di iniziativa degli imprenditori locali. Io qui devo tutelare per un verso il decoro, appunto, quindi la compatibilità di queste attività con un centro storico medievale, dove già nei mesi di luglio e di agosto c'è una concentrazione di persone che visitano la città e che io penso vorrei che visitassero la città e non invece essere disturbati da attività che provengono da fuori, che hanno la loro degna legittimità, ma che io preferisco in estate non fare esibire a Taormina. Passiamo alla cronaca. La polizia a Catania ha individuato i presunti componenti di un'organizzazione responsabile di furti e ricettazione di auto che venivano prevalentemente rivendute nell'Agrigentino. Le indagini sono partite dall'agguato nei confronti di un 42enne in cui rimase ferito anche un minorenne. Salvo Falcone. Le uova di Pasqua sono le autovetture da rubare, mentre i tedeschi poliziotti. Era questo il linguaggio cifrato emerso nelle intercettazioni utilizzato da alcuni presunti componenti della banda che, dopo aver rubato autovetture nell'area metropolitana etnea, le rivendeva nell'Agrigentino. Sono 6 i provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura di Catania, notificati dalla squadra mobile. Sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, di furti aggravati e ricettazione ed evasione. In carcere il provvedimento restrittivo è stato notificato ad Angelo Sciolino di 31 anni, al padre Matteo di 58 e a Luciano Ricciardi di 28. Obbligo di dimora invece per Federico Rosario Cristaldi di 25, Salvatore Pietro Azzia di 30 e Salvatore Giannavola di 40. Le indagini hanno preso avvio dopo il ferimento di Sebastiano Musumeci, 42 anni, l'8 giugno del 2016 a San Cristoforo. Nell'agguato era rimasto ferito anche un minore di 15 anni. Le indagini hanno permesso di risalire al presunto autore dell'agguato, Angelo Sciolino, che avrebbe sparato Musumeci perché, a suo dire, avrebbe leso su Facebook l'onorabilità della sua famiglia. Sciolino, a sua volta, il 23 settembre successivo, rimase vittima in piazza Federico di Svevia di un agguato a colpi di arma da fuoco sparati dal figlio minorenne di Musumeci, che dopo pochi minuti fu bloccato e arrestato dai carabinieri. Tornando ai furti di autovetture, il gruppo, secondo quanto rivelato dalle forze dell'ordine, avrebbe avuto come base logistica il quartiere di San Cristoforo. Al fine di nascondere il reale significato delle conversazioni, il linguaggio era volutamente criptico, con una fissa in più: la preoccupazione per la presenza delle forze dell'ordine e in particolare di un agente che, nelle intercettazioni, viene chiamato Spider-Man.
Ancora cronaca, polizia, guardia di finanza e carabinieri hanno sottoposto a fermo l'intero equipaggio di un barcone carico di migranti sbarcato a Pozzallo dalle navi Protector di Frontex e Monte Sperone della guardia di finanza. Si tratta del comandante e di 10 uomini dell'equipaggio dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di aver favorito l'immigrazione di 447 migranti. Sentiamo. Sono annegati 4 dei 30 migranti che alla vista delle navi Protector del dispositivo Frontex e Monte Sperone della Guardia di Finanza a largo di Linosa si sono gettati a mare dal barcone su cui viaggiavano. Lo hanno confermato alla squadra mobile di Ragusa, parenti e amici delle vittime. Per questo al comandante e ai 10 componenti dell'equipaggio di scafisti del barcone la procura di Ragusa ha contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Tutti e 11 sono stati fermati da polizia, guardia di finanza e carabinieri e sono accusati di avere favorito l'immigrazione di 447 migranti. Il capitano era già stato arrestato nel 2004 come scafista. Dalle testimonianze che alcuni migranti somali hanno reso agli investigatori è emerso che durante la traversata un gruppo di persone, non appena annotato un'unità navale italiana nei pressi di Linosa, ha deciso di buttarsi in acqua per raggiungere la nave a nuoto. L'episodio è accaduto lo scorso 13 luglio e 34 migranti sono stati salvati da 2 motovedette della Capitaneria di Porto e di una della Guardia di Finanza. E restiamo in argomento, apriamo le frontiere, questo è il tema della manifestazione antirazzista che si è svolta a Palermo, cui hanno partecipato in centinaia tra cittadini, associazioni e rappresentanti del comune. Sentiamo. La Freedom Flotilla arriva a Palermo, sono le navi della coalizione internazionale che stanno navigando verso Gaza nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e protesta contro il blocco del territorio palestinese che impedisce l'importazione di generi di prima necessità. Ad accogliere la delegazione internazionale vi era anche il sindaco Leoluca Orlando, un'occasione per lui per ribadire la chiara posizione della città di Palermo rispetto al tema dell'immigrazione. La città che ha chiesto e chiede che i porti siano aperti e che ha fatto del rispetto dei diritti umani di tutti e di ciascuno la propria scelta contro un populismo e l'intolleranza che mortifica i diritti umani e alimenta razzismo e xenofobia. Siamo qui oggi assieme con Freedom Flotilla per ricordare la violazione continua dei diritti del popolo palestinese, ma anche al tempo stesso mettere in collegamento con la violazione continua di quello che è un vero e proprio genocidio nel Mediterraneo, a danno di migliaia e migliaia di migranti che a Palermo, ripetiamo, consideriamo palermitani. L'arrivo della Freedom Flotilla è coinciso con la manifestazione Apriamo le frontiere. Partecipiamo a questo dolore e tentiamo ogni volta di rompere questo cerchio vizioso di cui pagano il prezzo il popolo palestinese sotto disumano embargo da oltre 11 anni. Palermo si conferma ancora il cuore pulsante del Mediterraneo, partecipa e condivide il dolore e la sofferenza altrui. Una città dunque sempre più solidale. Abbiamo bisogno di canali legali d'ingresso, non soltanto dell'apertura dei porti, perché tutto quello che sta succedendo sta producendo soltanto morte. E questo è quello che vogliamo ribadire per l'ennesima volta con questa manifestazione, unendoci anche a degli amici che vengono appunto dalla Spagna oggi. Parliamo di politica. È stata presentata oggi all'ARSA una proposta di referendum consultivo sul tema degli svantaggi derivanti dall'insularità. L'obiettivo è dare forza popolare per ottenere dal Parlamento nazionale la modifica dello Statuto siciliano. Sentiamo. Superare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità attraverso una serie di misure come le compensazioni e la fiscalità di sviluppo che la Sicilia dovrebbe ricevere dallo Stato. Questo lo scopo del referendum consultivo proposto stamani all'ARSA dal presidente del gruppo parlamentare dell'UDC Eleonora Locurto insieme al coordinatore nazionale dell'Unione dei Siciliani Rino Piscitello. Il disegno di legge è stato presentato a marzo. Quello che oggi presentiamo è la proposta referendaria che tra virgolette
7 dovrà costituire il cavallo di battaglia a sostegno della modifica dello statuto. Chiederemo ai siciliani se sono d'accordo nell'inserire questa modifica dell'articolo 38 proprio per superare gli svantaggi derivanti all'insularità. E quando parliamo di svantaggi parliamo di cose concrete, parliamo del fatto che c'è un gap infrastrutturale che determina non soltanto un problema di discontinuità territoriale e quindi di uno svantaggio economico per gli spostamenti, ma parliamo di tutto quello che è conseguenziale a questo. Estensore e promotore della proposta è il vicepresidente della regione Gaetano Armao, che spiega come la questione dell'insularità non è legata solamente all'aspetto della continuità territoriale. Il costo di insularità della Sicilia oscilla tra i 5 e i 6 miliardi annui, che i siciliani come tasso occulta pagano, che le imprese siciliane come tasso occulta pagano per essere allocate in un'isola anziché nel continente. Su questo dobbiamo insistere per ribaltare questa posizione, per recuperare le condizioni di insularità attraverso meccanismi che, accertati i costi, intervengano per riequilibrare una situazione che danneggia i siciliani, li rende ancora più distanti e aumenta il divario rispetto al resto del paese. E sempre all'assemblea regionale siciliana è polemica in ambito di formazione professionale. Il Partito Democratico, con una interrogazione parlamentare, chiede chiarimenti in merito ai bandi riguardanti proprio la formazione. Sentiamo. È attraverso un'interrogazione parlamentare che il Partito Democratico mette in campo l'attività ispettiva nei confronti dei bandi inerenti alla formazione professionale. Chiede chiarimenti e trasparenza all'assessore alla formazione professionale Roberto Lagalle in merito alle modalità di assegnazione delle risorse previste nel catalogo dell'offerta formativa. Tanto siamo preoccupati che anche questo avviso 2 possa avere, diciamo, delle ripercussioni di tipo giudiziario. Non ci scordiamo che da oltre 4 anni la formazione è bloccata tra diverse sentenze dei TAR e del CGA. Anche questo bando presenta alcune lacune che noi in qualche modo segnaliamo con questa interrogazione. A destare polemiche, infatti, il fatto che i potenziali allievi potevano informaticamente, a seguito dei profili indicati dagli enti, candidarsi per svolgere le attività formative sino a 5 adesioni per lo stesso candidato. È stato consentito a un ente di chiedere la prenotazione di risorse sui corsi utilizzando lo stesso allievo per 5 corsi diversi. Una volta che hanno fatto la richiesta di prenotazione, gli enti potevano cambiare successivamente il soggetto allievo del singolo corso, determinando così una condizione di svantaggio per quelli che invece hanno presentato i corsi seguendo esclusivamente ogni corso un allievo. Torniamo a Catania, sono stati ripristinati i servizi igienici all'interno della Villa Bellini dopo 5 giorni di impraticabilità dei bagni. Oggi la Sidra ha riparato il guasto, vediamo. Rientrata l'emergenza acqua alla Villa Bellini dopo 5 giorni di stop a causa di un guasto dell'impianto della Sidra, da stamani i bagni sono fruibili. Il guasto non riguardava l'erogazione generale, infatti le fontanelle non hanno mai smesso di zampillare. La segnalazione è giunta alla nostra redazione da alcuni catanesi costretti a disertare il parco cittadino per qualche giorno a causa della mancanza d'acqua nei servizi igienici. Il guasto è stato riparato oggi dopo un blackout di informazioni tra la partecipata del Comune di Catania e gli uffici dell'assessorato comunale all'ambiente. Restano invece da ultimare, almeno ce lo auguriamo, i lavori del piazzale delle carrozze del Polmone Verde, un intervento previsto dal patto per Catania con i fondi FSC, delibera del CIPE numero 26 del 10 agosto 2016, per un importo di 350.000 euro destinato a migliorare la fruizione ludico-ricreativa del giardino attraverso la regimazione del deflusso superficiale delle acque piovane, con la realizzazione di una rete drenante sotterranea ed una pavimentazione ecologicamente compatibile. Il terriccio in superficie, come vediamo dalle immagini registrate questa mattina, non è certamente per noi compatibile per motivi di sicurezza con l'attività ludica praticata da giovani e bambini che rischiano in caso di cadute serie scoriazioni. Nessuna paura per il divieto di giocare a calcio proprio in quest'area, notizia circolata erroneamente in rete. I vigili urbani in servizio ci hanno assicurato che non esiste alcun divieto nel rispetto del decoro e senza schiamazzi, come previsto dalla famigerata ordinanza del primo cittadino.
Adesso parliamo di sicurezza nelle spiagge catanesi in tempi rapidissimi. Visto il recente insediamento, la Giunta Comunale di Catania sta procedendo agli adempimenti necessari a garantire la sicurezza nelle spiagge. Ne abbiamo parlato con l'assessore al ramo Fabio Cantarella. Probabilmente per la prima volta messo in atto l'iter per fare in modo che le spiagge libere quest'anno siano in regola sotto tutti gli aspetti. Per quanto concerne la spiaggia libera numero 1, abbiamo già guadagnato l'autorizzazione ex articolo 45 dell'autorità portuale, a breve arriverà anche quella ex articolo 24 perché abbiamo tutte le carte in regola. Per la 2 e la 3 la competenza è del demanio e stiamo anche qui portando avanti le pratiche affinché, ritengo, nel giro di una settimana potremmo avere tutte le autorizzazioni necessarie e quindi consegnare alla ditta che si è aggiudicata la gara quanto necessario affinché possa poi naturalmente mettere in atto tutti i servizi, tra cui appunto quello relativo ai bagnini e ogni altro servizio collaterale. Ritengo che in tempi rapidissimi, nonostante siamo qui da qualche giorno, saremo in grado di fare in modo che la stagione possa proseguire nel migliore dei modi, in sicurezza e soprattutto trasparenza e legalità. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo per la seconda parte per parlare di sport. In Sicilia, tra i tesori della Val di Noto e il mare più blu, vieni a scoprire il Kiki Village, il primo resort totalmente accessibile dove i divertimenti non finiscono mai. Piscina, campi sportivi, discoteca all'aperto, animazione, mini club, escursioni. Una cucina buona e sana con i prodotti coltivati nel nostro orto. Vai sul sito www.kikivillage.net e scopri tutte le offerte disponibili o chiamaci al numero 0932 7636 14. Kiki Village, vacanze per tutti. Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. È la risposta che ha poco tempo e problemi da risolvere. Specialisti in tutte le pratiche automobilistiche, l'Agenzia Messina si occupa dal rinnovo patenti ai passaggi di proprietà, ai consigli sulla giusta assicurazione da scegliere e tanto altro ancora. Vi aspettiamo nella nostra sede in via Alberto Mario 11 a Catania per risolvere i vostri problemi senza stress. Ben ritrovati, parliamo di calciomercato, dirigenza che lavora in entrata e in uscita, torna ufficialmente al Pordenone Semenzato, per la difesa piace sempre il centrale ex Frosinone Blanchard. Sentiamo Daniele Di Frangia. Lavoro sul campo da una parte, tanto mercato dall'altra. Per la società etnea sono giorni frenetici nella costruzione della squadra che dovrà affrontare la nuova stagione. Le idee sono chiare, gli obiettivi hanno dei nomi specifici. Chiuso per due ritorni rosso-azzurro, uno recente, Giuseppe Rizzo, l'altro cresciuto nella cantera etnea e poi emigrato in giro per l'Italia, ovvero Luca Calapai. Si guarda adesso ai prossimi tasselli da sistemare nel puzzle di Sottil. In difesa il nome principale resta quello di Leonardo Blanchard, classe 88, grande esperienza in B ed anche un campionato di A Frosinone alle spalle. L'alternativa rimane quel Simone Sini della Viterbese ed ex Entella richiesto da mezza Serie C. Da chiudere anche un colpo sulla tre quarti. Per Giannone si registra l'inserimento del Catanzaro che potrebbe soffiare in extremis il giocatore ai rossazzurri.
Sempre seguito con grande interesse il talento del Livorno Pasquale Maiorino, protagonista di una grande stagione in Toscana. Tanto lavoro anche in uscita, ufficiale il ritorno di Daniel Semenzato al Pordenone dopo un solo anno in chiaroscuro a Catania. Operazione a titolo definitivo. Diversi però ancora gli elementi da sistemare, da Marchese a Ripa, da Tedeschi a Pozzebon fino a Caccetta, Fornito e Rossetti. Per quest'ultimo possibile un prestito in Serie C. Da risolvere anche il nodo di Grazia col giocatore che si aggrega al gruppo ma che dovrà trovare un accordo per rinnovare il contratto con i rossazzurri. Da Torre del Grifo per Ultima News, Daniele Di Frangia. Adesso parliamo del Palermo in ritiro in Friuli. Oggi è arrivato il direttore dell'area tecnica Rino Foschi che ha parlato di mercato e del futuro della società. Sentiamo. Qui a Sappada siamo al terzo giorno di ritiro, agli ordini del tecnico Bruno Tedino. Doppia seduta di allenamento al mattino e al pomeriggio. Ieri sera all'hotel del Palermo è arrivato anche il direttore dell'area tecnica, Rino Foschi. Sentiamolo. Se ci sono le condizioni per poter fare un certo discorso, bene. Sono giocatori importanti che si debbono adattare a Palermo, che loro stanno bene, e cercare di fare bene a Palermo. Poi vediamo un po' un attimo. È inutile stare qui a fare del calcio mercato, parlare con voi, scrivere i giornali. Qui non c'è nessuno da mandar via. Qui c'è da fare un gruppo. E dobbiamo essere tutti uguali, tutti tirare per quel verso. Sicuramente se qualcuno non riesce e ha la soluzione, e mi dà una mano anche a me, io cerco di aiutarli. Noi dobbiamo pensare alle uscite, poi vediamo un attimino per fare le robe fatte bene con una certa professionalità, ripeto. Non sto qua a piangere. Si sta lavorando con una certa calma, silenzio. Non sono purtroppo voi, non vi posso dare delle grandi soddisfazioni, perché con una parola in più, una parola in meno, potreste creare delle aste che mi do delle martellate nei piedi e quindi qui non posso darvi soddisfazione. Per ottenere il massimo deve avere pazienza. Se vuoi ottenere quello che devi ottenere, sia nelle uscite che nelle entrate. Ci vuole pazienza, ma pazienza. Sicuramente voi siete più impazienti, il pubblico è più impaziente perché si aprirà una campagna abbonamenti, perché tutti vedono che le robe vanno a rilento, ma non è così, è il sistema, è il momento, è il calcio. Società e giocatori importanti le hanno, che noi le vorremmo avere, però sono lì che aspettano, le valutano nel suo ritiro. Noi abbiamo il ritiro, sono il ritiro, le valuto. Potrebbe essere in uscita, io se vado a fare un'altra operazione, dopo mi chiudo quello spazio lì e allora ci vuole un po' di pazienza. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.